Buongiorno a tutti e benvenuti con una super nuova challenge. Allora, ho trovato da Lidl. Allora, io solitamente non sono solita a comprare questi prodotti, anche perché io non sono vegana, ma proprio in generale non mi focalizzo mai. Però avevo sfogliato il volantino, avevo visto che c'era proprio la linea dedicata e quindi ho detto ok, faccio un bel video. Ho acquistato un bel po' di prodottini delle Lidl, delle verità molto forniti. Sono riuscita a trovare gli hamburger vegani, tipo quella col macinato, e non sono riuscita a trovare neanche proprio il macinato vegano. Ho girato tutta Lidl, ma nulla, però vabbè, ho trovato sempre delle soluzioni. Ho trovato dell'Avemondo questi croissant vegani al cioccolato, senza latte e uova aggiunti. Devo dire la verità che mi ispirano, ma mi spaventano allo stesso tempo, è un prodotto vegan certificato. E ho per cornetto, quindi 53 grammi, il cornetto è a 204 calorie, grassi 7,7 grammi, carboidrati 30,2 grammi, di cui zuccheri 12,4, proteine 3,2. Vediamo, ovviamente il latte non fa parte di tutto ciò, quindi passatemelo, non è nessun latte vegan. Accende il telefono, sta perdendo colpi anche lui, non c'ha fama di nafferina. Tarviglia? Adesso Purtroppo non so cosa rispondere. vado. No, Posso Siri. fare qualcos'altro per aiutarti? Siri, accenditi. Cioè, non mi dà segni di vita. Cioè, non mi funziona proprio il touch. Vabbè, eh. Devo alzarmi, devo prendere la videocamera, vi devo far vedere anche l'orario. Fortunatamente il telefono di Magic qui con me. Nulla. Ma che ci vuole a fare i video? Niente. Ci vuole stiamo grande, tutti i sensi. Cioè, è proprio morto. Cioè, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Come si è picciato? Cioè, è proprio morto, vabbè, arrepiato solo tu, loco. Mi come devi mettere da arrepiato. Ok. Buon lunedì. Lunedì 10, ma dai, come buon sei, ma. Ieri non funzionava bene, non scorrevano le pagine. Vianni i piccini, mi ricambiano poco, non dirò neanche Vianni. Ok. Ritorno in me un attimo, poi dopo ragioniamo. Perché ora voglio far vedere pure gli interni, ma qua è il trapo di Magical. Allora il cornetto morbido. Sembra più tipo l'odore pure il pancioc. Lo giuro. All'interno c'è la crema. Per essere un prodotto vegan, il cioccolato non mi piace. Il cioccolato dentro non è tutta questa gran cosa, però è molto buono, l'impasto del cornetto è fenomenale. È morbidissimo, buonissimo. Per essere un prodotto vegan, io li approvo. Mi piace tantissimo l'impasto. È bello consistente proprio. Non è il solito cornetto normale che trovate nel supermercato, che è molto sottile. Questo è molto più spesso. Il cioccolato sì, non è tutta questa gran cosa, però è buono. Dai, non me l'aspettavo, sono sincera. Vabbè, lo giuro, veramente buono. In alto però non me lo mangio perché non lo voglio. Siri! Lo penso anch'io. Ma che pinz? Siri! Ma che se non sta buono comunque? Siri non è mai d'aiuto.
Ok, noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo sicuramente e vi aggiornerò. Ah, ma ci bagniamo ancora proprio Uber. Va bene, ci vediamo dopo. Con il pranzo, ovviamente voglio assaggiare tutto e poi vi parliamo un attimo dei prodotti. Tanto a vedere l'avete già visti. Vediamo. Faccio un po' di maionese. Anche gli odori erano molto buoni. Ho fatto bene a prendere questa specie di formaggio. Buono. Sono col telefono di Medjugorje perché ovviamente il mio è morto, però oggi lo porto a vedere, vediamo un po'. Allora, sempre il solito marchio Vemondo, piadina bio con farina integrale biologica. Vi dico anche i valori per 100 grammi. Allora, 297 calorie, 7 grammi di grassi, carboidrati 49, di cui fibre 3,6 e proteine 7,8. La piadina mi piace molto, come sapore è molto delicata. Poi, le cotolette. Sono ovviamente a base di soia, sempre prodotto vegan. E non ho fatto, ho fatto anche il retro per 100 grammi, quindi per cotoletta. E, per cotoletta ho 242 calorie, grassi 9 grammi, carboidrati 22, devo zuccheri 2,4, fibre 5 e proteine 15,6. Invece per quanto riguarda l'affettato vegano, che sinceramente mi è piaciuto molto, mi ha fatto bene a prenderlo. Vabbè, raga, che valore sono per 100 grammi, quindi è inutile anche se sto qui a dirveli. Sinceramente, buona. Feci pure delle challenge. Mangio per 24 ore vegano. Ovviamente l'insalatina ce l'ho aggiunto io, giusto per dare un tocco di colore. Sapete che io non sono vegana, anche no. Ogni tanto mi piace scoprire prodotti nuovi. Sicuramente vi acquisterò la piadina, però se vi dovessi dire la cotoletta o il formaggio sono buoni perché non sono male, sono mangiabili, però sinceramente no. Perché proprio non sono abituata a questi sapori. Cioè, proprio non sono abituata a queste cose, specialmente proprio queste cose confezionate. Infatti vi faccio un esempio. Io raramente, proprio raro, acquisto le cotolette pure dell'Aia. Proprio perché la sento pure un po' di forte. Pure perché non siamo per nulla abituati. Non le abbiamo mai mangiate neanche. Non so se è fatto per prendere la cotoletta oppure da questo formaggio. E vuole variare, sinceramente questi sono dei prodotti ottimi. Mi sta piacendo molto questa linea. Tipo, anche la colazione ce l'ho ancora lì il pacco, ancora non lo porto di là. I cornetti mi sono piaciuti veramente tanto. Se voi avete mai provato questi prodotti, se non è una linea nuova,
una linea che esce spesso, che vi ripeto, da poco che sto facendo le challenge comunque con i prodotti di Lidl settimanalmente, ed è veramente da mesi che sto andando a guardare comunque il volantino. Mia sorella la schifettosa ha provato. No, però vi ripeto, è buona assolutamente, questa pure con la Nutella. Anche il pranzo è andato, mi è piaciuto tutto sommato, è stato buono, quindi noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda. Eccoci qua con la merenda. Prima di assaggiare il gelato volevo assaggiare questi biscotti, questi cookies che ho trovato ovviamente sempre da Lidl, e ovviamente il mio telefono è vivo. Allora, del marchio Vemondo, vegan biscotti con l'avena. La gaffa freddo, scusatemi se sto un po' tremolando. Allora, italiano, biscotti vegani con uvetta, semi di girasole, albicocca, semi di chia e semi di zucca. E perciò, vabbè ragazzi, i valori sono sempre per 100 grammi. Wow! Wow, è buonissimo. Veramente buoni. Il gelato c'era anche un altro gusto con l'uvetta, se non sbaglio, ma non l'ho preso. O c'era solo questo, sapete, non ricordo. Comunque è un gelato vegano al burro d'arachidi e biscotto. Wow. I valori per 100 grammi, ho il vasetto da 400 grammi, 258 calorie, 14 grammi di carboidrati, no scusate, 14 grammi di grassi, 29,2 grammi di carboidrati, zuccheri 22, proteine 3. Vediamo com'è questo gelato vegan. Deve stare... Dopo una buona, buona mezz'ora rieccoci, non si è sciolto proprio del tutto, però... Di sicuro ce la riusciamo a mangiare. Ve lo faccio vedere. Si sente molto la quella ragazzi, lo sai? Prepara tantissimo sul biscotto, però il biscotto pure si sente. Cioè, per essere un gelato vegan, c'erano proprio i pezzi di biscotto, pure di arachidi. Sappiamo che quando ci sarà la linea di nuovo da Lidl, andiamo a fare la scorta di gelati. C'era solo questo? Cioè, mi sbaglio, sì. Quei pezzi di arachidi, eh. Certo che noi ce la stiamo puzzando la vita, ci mangio gelato, però mamma mia. Niente buono, se avete Lidl vicino a casa fateci un salto, perché potete assicurare che ci sono ancora e lo trovate. E quindi noi ci vediamo direttamente stasera con la cena. Sto tutta congelata,
Buonissimo, veramente buono. Eccoci qua con la cena pizza. Ovviamente la taglio un attimo pizza. E poi ne esageriamo. Questa è buonissima. Mi accorto che questa goccia va. Non è per nulla piccante. Questo salame. Fa una pizza margherita, ve lo giuro. Non va a farmi. Un po' piccante però lo è, ma proprio lieve. Allora, Bemondo, pizza diavola vegetariana con affettato piccante vegetale, con affettato a base di proteine di patate e piselli. È vegetariana perché ci sta, perché l'ho letto prima, pizza precotto in forno a legna farcita con formaggio provolone e preparazione piccante a base di proteine di patate e pisello. Tu cosa degusti stasera? Io ho un omelette con fesa di tacchini e sottiletta. La pizza più buona, cioè di sempre surgelate, è quella lì con zucca, mamma mi sempre lì, non lo posso dire, a me nessuno mi diffida. No, ma no, devi assaggiare. Ma già qui. Ma non va buono. Sembra una pizza margherita. Surgelata. Si sente anche l'origano, eh? Pomodoro è... Ah. E posso dire, non ci sarà manco tipo quel pomodoro con... Anche la cena è andata, sono sincera, veramente wow. E quindi nulla, ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione, sarà una bella colazione, quindi a domani mattina. Buongiorno a tutti, eccoci qua con l'ultimo pasto che sarebbe la colazione. Ho voluto prendere questi vegan muffin al gusto cacao, sono veramente prodotti vegani, i vegan. Il gusto è troppo strano. No, non mi piace. Il gusto che non vi so spiegare, ma veramente brutto. No, non mi piace. Il cornetto di ieri, così ve lo posso anche far vedere. Ma non. Proprio brutti, non mi sono piaciuti per nulla. Veramente buono, al di là della crema all'interno. Le muffin però, questa challenge è andata davvero
tanto 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 bene. Vedere se comunque anche questo nuovo format che ho deciso di portare sul canale, anche per quanto riguarda le intolleranze alimentari, vedrete un bel po' di video in questo campo, anche perché a volte sì, mi sono concentrata spesso sui prodotti comunque che gran parte di voi potete mangiare, ma ci sono veramente tanti prodotti al supermercato per chi comunque è intollerante al lattosio o glutine, oppure segue uno stile di vita vegan oppure vegetariano, quindi non so, fatemi sapere se vi può piacere che io vi porti altri video 24 ore con all'interno recensioni, perché alla fine anche le mie 24 ore sono una forma di recensione. Ritorneranno anche tanti 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 video recensione su alimenti fit. Anzi, fatemi un po' sapere se volete qualche prodotto recensito da me fit in particolare, che lo vedete spesso anche sponsorizzato, dite chissà se è buono o non è buono. Fatemi sapere un po', seppure invece ci sono dei prodotti vostri preferiti che mi volete consigliare, potete scrivere tutto giù qui nei commenti, oppure sapete che ho anche io Instagram GiuliaMiFit, quindi per qualsiasi cosa potete scrivermi anche lì. Quindi, vi ho dato un po' di spoiler per questo inizio anno, ma vabbè, ci sta. Quindi nulla, io spero che questa challenge vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!